Giovedì 10 marzo alle 11 i pescatori di Chioggia rimetteranno le licenze al sindaco Armelao. Tra le ragioni della protesta, il caro gasolio. E questa mattina ho partecipato all'assemblea pubblica dei pescatori. E raccoglierò ovviamente le loro istanze e le invierò al presidente del Veneto Luca Zaia facendo le mie. Per l'intera settimana in corso, in atto da parte di tutto il comparto della pesca, il fermo causato proprio dall'aumento indiscriminato del prezzo del carburante. Così anche Mazzaro, il direttore del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. I pescatori sono i custodi dei mari e quindi meritano il nostro sostegno e il sostegno di tutte le istituzioni. Anche noi chiediamo quindi al governo di intervenire per diminuire e mitigare l'aumento indiscriminato dei prezzi del gasolio. A scioperare con i colleghi pescatori anche le imprese dei turbosoffianti, quindi dei molluschi di mare, con le aziende del consorzio di Venezia, vale a dire più di 160 imprese che oltretutto pensano anche se anticipare i 2 mesi del cosiddetto fermo biologico. Con la guerra che c'è in atto purtroppo ha portato ulteriori problemi legati al caro gasolio, al problema dei trasporti con rincari e quant'altro, ma anche tutte le attrezzature di bordo che abbiamo subito un rincaro di oltre il 50%. Questo non è più sostenibile. Mercoledì 9 marzo l'incontro a Roma con il sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni, a cui l'intera categoria chiede un immediato, rapido intervento anche sotto la spinta della Regione del Veneto. Perché anche la Regione sia a fianco a noi pescatori per affrontare le problematiche. Anche perché l'effetto attualmente è quello di rendere di fatto impossibile la pesca con effetti devastanti per l'intera filiera. Come sindaco e avendo anche la delega alla pesca non posso far altro che dar ragione ovviamente ai nostri pescatori.